vetrina per le aziende che esportano in tutto il mondo, ma anche la fiera del chilometro zero. Torna per l'ottavo anno consecutivo la fiera di San Martino, attiva ieri sera l'inaugurazione con l'apertura dei padiglioni espositivi. Un territorio che si mette in mostra e come ogni anno in concomitanza con la festa di San Martino celebra le sue eccellenze con due weekend di pura festa. Per i bambini è stato anche allestito un Luna Park presso lo stadio comunale. Giochi antichi in legno con quelli che sono i richiami delle arti contadine, i mestieri di una volta, e con l'apertura del nostro importante museo Umbro Pollonio di arte moderna che è famoso un po' in tutta Italia e in tutto il mondo, in maniera da rendere la fiera anche un momento per dare anche sviluppo a quelle che sono le arti principali di San Martino. È sicuramente ormai diventato un punto di riferimento per l'Alta Padovana. Un bel incontro e una bella sinergia tra imprese, associazioni, curiosi e persone che comunque vogliono passare del tempo vedendo qualcosa di interessante. Oltre a San Martino Attiva avremo anche due mercati straordinari, due domeniche, e quest'anno una grande novità, avremo anche un enorme Luna Park davanti agli impianti sportivi. Sabato e domenica prossimi San Martino festeggia tutti i suoi bambini con due giornate speciali al Luna Park, mentre domenica 26 il mercato fieristico si snoderà anche lungo le vie del centro. Una vetrina importante per il territorio che ogni anno chiama a raccolta tutti gli appassionati del Veneto.